stato di emergenza a Porto Rico e in Martinica per l'arrivo dell'uragano Maria. Secondo i meteorologi, l'uragano potrebbe colpire le isole caraibiche come categoria 4. Attualmente Maria si è rafforzato a categoria 3 ed è previsto l'impatto con la terra verso le 20 di stasera, ora locale. La tempesta sta viaggiando lungo le aree già colpite dall'uragano Irma. I disagi per gli aiuti che stanno ancora giungendo sulle isole non sono pochi, come spiega Gilles Bazir, direttore dei soccorsi a Guadalupe. L'uragano Maria disturba già l'aiuto a Saint-Martin e a Saint-Barth, visto che i ponti aerei sono stati interrotti da ieri sera. Sono stati interrotti anche gli invii di soccorsi via mare, ma in funzione dei danni che potrebbero prodursi sull'aeroporto di Pointe-aux-Pitres, si potrà riconsiderare l'aiuto logistico di questa spedizione e creare una base logistica più protetta che possa servire a Saint-Martin e alla Guadalupe. Quindi per ora siamo in attesa, nella speranza che il ciclone Maria non ci colpisca troppo forte. Secondo il Centro Nazionale per gli Uragani, Maria potrebbe innalzare il livello delle acque di oltre 2 metri nelle zone che saranno colpite.